Buongiorno a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Oggi vi mostro un mega pacco di prodotti acquistati nell'ultimo periodo. Sapete che io sono entrata nella mail list delle svendite L'Oreal, ve ne ho parlato già un po' di tempo fa perché ho una cugina che lavora in L'Oreal e fanno ogni tanto delle svendite L'Oreal and Family, Family, dove praticamente ci sono i prodotti L'Oreal super scontati. Ma se non sei ancora iscritto al mio canale ti invito a farlo, quindi clicca su iscriviti, lasciami un like, commenta, fa quello che vuoi, sentiti a casa e sostienimi appunto interagendo con me. Iniziamo subito. Oltre ai prodotti di L'Oreal, ho ricevuto da un po' recentemente da una mia amica che vive in America, che praticamente mi ha fatto un piccolo ordine da Sephora che c'aveva degli sconti belli alti, alcuni prodotti di Marc Jacobs, Kat Von D, ma subito da L'Oreal. Sapete che L'Oreal ha tante aziende all'interno. Dal Garnier ho comprato bagno schiuma perché erano tipo 70 centesimi costavano. E questi qui io li amo, questo è il mio preferito, lo adoro, quindi non potevo lasciarlo lì. Sì, ne ho presi tre, ho preso anche questo, sto bene fino al 2025. Poi ho acquistato, ragazzi, della Biotherm un latte solare 50 200 ml viso e corpo. Sono stracuriosa di provarlo perché ne parlano molto molto bene. Il prodotto è anche eco friendly, dovrebbe essere molto molto fluido, quindi leggero al tatto. L'unica cosa che mi viene un po' d'ansia è il profumo, perché io non sono abituata ad utilizzare solari profumati. Vediamo un attimino se mi convince oppure no. Poi ho trovato la protezione spray di Garnier viso, quella da applicare durante la giornata, e dovete sapere che io la cerco in ogni supermercato, non la trovo mai, quindi appena l'ho vista su questo sito l'ho acquistata e ne parlano anche questa tutti bene. C'ha all'interno il filtro 100 circa 50, perché sapete che dopo qualche ora che abbiamo la protezione in viso la protezione svanisce, quindi va riapplicata durante la giornata se ci tenete a proteggervi. Il sole fa uscire le macchie, fa male, e lunghe esposizioni solari senza protezioni possono anche far venire forme tumorali, quindi io sono stra attenta. E in borsa io tengo sempre uno spray del genere, che brutto termine, ho sempre uno spray del genere che mi protegge dal sole, perché poi guidando insomma un po' così. Poi ho preso queste due pochette di, in realtà sono tre, perché ho preso due uguali e una così, dove c'è un mascara e una matita di Maybelline. Il mascara è il Ciglie Sensazionali e il Falsies Lashes, sempre con la stessa matita. Sì, molto carini anche per fare qualche pensierino in regalo. Oltre a questi due prodotti make-up, altro unico prodotto è Light Tint Smoke di Giorgio Armani, perché anche Armani è un gruppo L'Oreal. L'unico colore che ci avevano è il 51, che è un marrone. Non vedo l'ora di provare, perché una di voi, che si chiama Michele, che saluto, mi ha straconsigliato questi ombretti liquidi per gli occhi, dice che sono favolosi, quindi non vedo l'ora di provare. Ho preso poi una pochette di L'Oreal dove conteneva un prodotto che ho sempre voluto provare, ma costava sempre un po'. È l'illuminante liquido, questo è nella colorazione più chiara, che è la 01 Sparkling Love, si dovrebbe applicare proprio sui zigomi da solo. E poi c'era anche la BB Cream, anche questa ne parlano tutti bene, qui c'è la light, spero vada bene per il mio colore, se non va bene la regalo. E poi, ragazzi, solo prodotti capelli. Direste voi, Simona, ma tu non eri fissata per i prodotti capelli? Oltretutto ho la dermatite, quindi devo stare molto attenta agli shampoo e tutto. Però l'anno scorso, sempre per una svendita, io avevo provato uno shampoo di Redken che alterno al mio shampoo per la dermatite, quindi lo uso una volta ogni tanto. Mi è quasi finito, quindi l'ho ritrovato sul sito e l'ho riacquistato. È uno shampoo che all'interno la menta fa tanta schiuma, quindi se avete determinati problemi come ce l'ho io, non utilizzatelo a uso frequente. È per capelli grassi, 300 ml, mi piace tantissimo, l'ho usato oggi
Ho usato anche il Dyson oggi, vabbè, comunque in realtà il capello qui sulla cute solitamente non è mai così voluminoso, ce l'ho sempre azzeccato in testa. E poi sempre di questa linea, siccome mi sono trovata così bene con questo, ho preso l'Extra Clean Shampoo, che è praticamente con malto. Sì, praticamente è uno shampoo uso frequente, vedete c'ha la striscia arancione. Poi, sempre di Redken, ho preso a mio marito la cera, perché mio marito usa la cera di L'Oreal sempre, quella opaca, però volevo che provasse una cera un po' più professionale, opaca, perché tenevano anche il gel Redken, però io ho preso la cera perché lui ne usa poca poca davanti. Sì, sta perdendo anche un po' di capelli mio marito, ma non lo diceva nessuno. E poi ho preso un conditioner shampoo pre-shampoo, questo, che questi erano piccolini, 30 ml l'uno. Questo ne ho un altro. Stavo capendo un attimino cosa serve per capelli secchi, che si mette appunto sulle lunghezze prima di fare lo shampoo. Questo è anche un antiumidità. Dopo lo shampoo applicare e distribuire sui capelli, risciacquare in caso di contatto con gli occhi. Ok, quindi un dopo shampoo, anche questo è dopo shampoo, perdonatemi, ma questi li ho pagati veramente pochissimo. Ho deciso di provarli perché erano la versione piccola del flacone grande. Poi il Frizzy, questo prodotto qui si chiama Frizz Dismiss, che è un olio mist anticrespo pre-styling. Sono molto curiosa, vedete si agita prima dell'uso. Io mi sono trovata benissimo sempre con il Redken, quel flacone bianco che sta praticamente di mare. Me ne è rimasto poco, non l'ho acquistato, me ne sono pentita perché c'era nella svendita. Però comunque, proprio perché volevo provare una cosa nuova, ho preso questo. Poi, sempre di Redken, lo shampoo Extreme, questo qui, che è un'altra linea, credo, perché io non conosco bene questa azienda, però è un'azienda professionale che si trova in molti parrucchieri. È uno shampoo fortificante molto delicato, gentile, con centella asiatica. E spero tanto non mi faccia uscire la forfora. Aiuto. Sì, allora, sono un po' ansiosa. Poi ho preso della linea professional di L'Oreal questo bottiglione enorme, che direte voi, ma questa è pazza. Questo è un conditioner, cioè si applica sui capelli umidi, tamponati, e poi si procede per lo styling. Forse per il 2025 lo terminerò. C'ha all'interno l'olio di cocco e la glicerina, quindi non vedo l'ora di provarlo, perché se mi trovo bene vi farò un video su tutti i prodotti che mi trovo bene, con cui mi trovo bene per i capelli. E sempre la linea per i capelli professionale di L'Oreal, ho preso lo shampoo volumizzante, il conditioner volumizzante, vedete che fanno parte della stessa linea, questo è 300 ml, questo è 200. E poi sono stata 3 ore a scegliere, volevo prendere qualcosa di Shu Uemura, ma c'erano tutti i prodotti per capelli ricci. L'unico prodotto che c'era che andava bene per i miei capelli era lo shampoo a uso frequente per capelli grassi. Questo qua, anche questo super curiosa di provare. Faccio un attimino un passo indietro, io forse non vi ho spiegato bene la situazione dei miei capelli. Io ho un cuoio capelluto con seborrea, con dermatite seborroica, e ho trovato il mio equilibrio nel alternare due tipi di shampoo, uno a uso frequente e uno specifico per la dermatite. Però ogni tanto il mio capello, dopo un paio di settimane che faccio questa alternanza, tende a diventare pesante, quindi terribile. Oltretutto lo shampoo per la dermatite mi secca tantissimo le lunghezze, perché comunque le lunghezze ce le ho decolorate, per cui sono sempre alla ricerca della combo perfetta. Ho notato, come vi dicevo all'inizio del video, che se utilizzo una volta ogni tanto uno shampoo che è professionale, non è dermatologico, non mi succede niente. Se lo utilizzo spessissimo, succede il finimondo, succede che ho la descamazione cutanea, succede che ho le placche, bleh, che schifo, c'ho chiazze rosse sul cuoio capelluto, insomma mi rovino. Però sulle lunghezze riesco a mettere un po' di tutto, quindi conditioner, se poi si dice così, io non lo so, riesco a mettere balsami e quant'altro. Quello che mi spaventa un po' è il cuoio capelluto, però io sono molto positiva, per cui vediamo un attimino quello che succede. Invece, da quella mia amica americana, ho acquistato diversi prodotti Marc Jacobs, che sono questa palettina qui, che era una limited edition di questo Natale. Non chiedetemi perché era di questo Natale, perché io la trovo estremamente primaverile. È meravigliosa, è una palettina che mi fa impazzire. La bramavo tantissimo, l'avrei acquistata a prezzo pieno, solo che sul sito di Sephora è andata sold out veramente in pochi minuti.
Praticamente, io forse stavo lavorando, la vidi la sera, il giorno dopo era, non mi ricordo, era sold out. E l'ho già provata, mi piace tantissimo, l'ho provata 3-4 volte, mi piace tantissimo. Poi ho preso quest'altra che invece trovate da Sephora, che è la Extravagance, se ho pronunciato bene. E questa qui, devo essere sincera, mi piace un po' meno, anche se i colori sono stupendi. Ciò che non mi piace sono questi tre colori perlati che visti così sembrano wow, invece sulla palpebra almeno a me mi invecchiano un po', però l'ho provata solo 2 volte, quindi prendete con le pinze ciò che sto dicendo. Ho preso il limited edition di questo Natale, lo Stardust Sea Queen, che è fantastico, l'ho utilizzato, è un oro rosa bellissimo, è un ombretto in polvere pressato, sembra un pigmento pressato, anche questo se applicate troppo prodotto vi invecchia un po' la palpebra. Però comunque è una cosa soft. E poi ho preso sempre limited edition, ma credo ci sia anche nella linea permanente questi blush qui. Questo è il 502, che è un rosa pesca meraviglioso, luminosissimo, e questo è il 504, che è più un rosa ed è quello che ho indosso oggi. Anche questo stupendo, se lo trovate prendetelo. Un prodotto che in Italia non è ancora arrivato, ma ho visto che sul sito Helvy Nichols, che spedisce in Italia, c'è già, è il trattamento correttore fondotinta Extra Shot. Vedete questo qui, che è anche abbastanza grande, non grandissimo, perché comunque è tipo 20 ml. La colorazione che ho io è la 200 medium, mi piace tantissimo, lo sto usando principalmente come correttore, questo è lo scovolo, leviga tantissimo il contorno occhi, non lo appesantisce. Copre bene senza che sia pesante. E ultimo prodotto Marc Jacobs è la crema al cocco, crema gel al cocco nella versione mini size, che è la 15 ml. Non vedo l'ora di provarla andando incontro all'estate, perché cerco sempre qualcosa di extra leggero. Poi di Kat Von D ho acquistato il duo contouring piccolino. Vedete questo qui? Io già ho la palette acquistata un bel po' di tempo fa e mi piaceva tantissimo. Volevo provare il piccolino, che devo dire la verità lo trovo anche più versatile che della palettona. Un eyeliner blu elettrico che trovo bellissimo, devo provarlo, è nuovissimo. Anche questo lo trovate ancora online. Ed infine ho preso Lolita, che è il mio terzo rossetto di Kat Von D. Un nude scuro intenso che amo tantissimo e che lì in America lo tenevano super scontato. Ho deciso di prenderne un altro perché lo amo. Cioè, ce n'è uno nuovo e questo è ancora un altro nuovo. Spero che non li tolgano mai dalla produzione, perché altrimenti impazzirei. Niente, questo è tutto. Spero che questo video haul del tutto forse inutile vi sia stato comunque utile, vi sia stata di compagnia. Niente, fatemi sapere quali sono i prodotti che vi sono piaciuti di più e se c'è qualcosa che voi avete provato e mi consigliate di utilizzare in un modo piuttosto che in un altro. Vi do un grosso grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!